Are you struggling to conceive? You have options, and at Piedmont Reproductive Endocrinology Group, we'll make sure you have the guidance and support you need. PREG is known for individualized fertility care that's unique to every patient. We take the time to provide a reassuring and empowering experience because we believe that you deserve nothing less. Let us help you on your journey to parenthood. Visit us at pregonline.com to learn more. Get the guidance and support you need at Piedmont Reproductive Endocrinology Group. We all love the Lowcountry lifestyle, which is why we should do our best to protect it. To get insurance that helps you protect your home from whatever the Lowcountry throws at you, contact CT Lowndes & Company today. Their local agents can review your coverage to help make sure you're properly protected. CT Lowndes & Company has been helping protect and insuring the Lowcountry since 1850. Visit ctlowndes.com to learn more and request a quote. That's ctlowndes.com. Stai per ascoltare Review, programma di attualità registrato in diretta, in onda su Parole di Vita. Benvenuti ad una nuova puntata di Review, questa mattina in diretta dal canale Parole di Vita, il vostro canale cristiano, che vi fa compagnia tutto il giorno con la presenza del Signore. È veramente un grande privilegio per noi stare alla presenza del Signore insieme a voi, ma questa mattina, come già vi ho annunciato ieri, abbiamo una puntata speciale perché in studio con noi, come potete già vedere, abbiamo la famiglia Paolucci che ci hanno raggiunto qui nei nostri studi e insieme a loro oggi scopriremo, Fabio, Francesca, scopriremo quanto il Signore sta facendo nella vostra vita e quanto vorrà ancora fare attraverso i progetti che vi ha affidato. Ringraziamo il Signore per quanti ci hanno scritto, siamo sicuri di riuscire ancora questa mattina a trasferire tutto quello che il Signore ha messo sul nostro cuore, perché abbiamo dei contenuti molto belli da mostrarvi e, come dire, l'opera di Dio la dobbiamo testimoniare. Questa mattina, grazie ai coniugi Paolucci, alla famiglia Paolucci, ovvero Francesca e Fabio, riusciremo ancora una volta a raccontarvi quanto di grande il Signore sta facendo. Bene, io vi introduco, Fabio e Francesca, a voi il saluto. Michele, grazie per questo invito, grazie per questa opportunità di poter sperimentare la presenza di Dio questa mattina. Alleluia. Grazie per questo invito, siamo grati a Dio per tutto quello che sta facendo nella nostra vita. Siamo grati a Dio per essere qui questa mattina. Alleluia. Grazie per essere venuti. Bene, io introdurrei immediatamente subito un video che mostra chi è la famiglia Paolucci. Lo facciamo però con lo scopo di introdurre quello che di veramente grande il Signore ha già fatto e che ancora sta facendo e vuole fare attraverso questi due meravigliosi servi. Prego la regia di mandare il video. Viviamo questo giorno beato, cose grandi fatto in noi, e oggi siamo nella gioia, è il tuo amore che ci ha unito, con tutto il cuore riconosciamo che fino qui tu Signore ci hai soccorso, fino qui non ci hai mai abbandonato. Fino qui il tuo sguardo è stato su di noi, solo a te diamo onore e gloria. Che meravigliosa grazia per noi che non la meritiamo, giorno dopo giorno insieme ci hai rivelato il cammino, e con gli occhi della fede le tue promesse realizziamo, per sempre accanto a noi sarai, con tutto il cuore riconosciamo che fino qui tu Signore ci hai soccorso, fino qui non ci hai mai abbandonato.
il tuo sguardo è stato su di noi, la nostra unione appartiene solo a te. Perché tu sei Dio e non cambi mai, ed onori quelli che ti onorano. Signore, ci hai soccorso fino qui, non ci hai mai abbandonato fino qui, il tuo sguardo è stato su di noi, solo a te diamo onore e gloria fino a qui. Signore, ci hai soccorso. Non ci hai mai abbandonato. Il tuo sguardo è stato su di noi. La nostra unione appartiene solo a te. Alleluia. Gloria a Dio, ragazzi, ma che ci facevate lì in Africa? Che cosa è accaduto che vi ha portato e catapultato in questa realtà completamente diversa dalla nostra Italia? Tutto è nato, Michele, da un versetto della scrittura, da Apocalisse 5:9. Essi cantavano un cantico nuovo dicendo: tu solo sei degno di aprire il libro e i sigilli, perché sei stato immolato ed hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni popolo, lingua, nazione e tribù. Alleluia. E io lavoravo negli hotels di lusso, in questo momento ero a Roma, e ricordo che avevo sempre questa spinta verso le diverse etnie, verso i popoli che vedevo. Poi Roma è una città cosmopolita, pertanto vedevo sempre queste diverse etnie che mi venivano incontro, io avevo la spinta per loro. Poi seppi che ci fu un dipartimento estero aperto nelle chiese delle Assemblee di Dio in Italia, e lì bussai alla porta. E ringrazio Dio perché nel maggio del 2016 fummo catapultati in terra d'Africa. E lì tutto è nato, la nostra chiamata ha preso forma. Con quel versetto biblico io compresi qual era l'uniforme che Dio ci metteva addosso, e per raggiungere gente di ogni popolo, lingua, nazione e tribù. E la prima tribù che abbiamo incontrato è proprio quella Songhai nel Sahel, in Africa, nel Niger. Alleluia, perché è stato quello, Francesca, il posto dove siete stati poi mandati all'inizio, quindi in Niger. Raccontaci un po' com'è stato questo momento di avvio, di inizio di questa missione. Ecco. Beh, la prima volta che Fabio mi parlò di partire per l'Africa, dissi: beh, per me è già stata una missione lasciare Napoli per poter poi andare a Roma, e quindi ero molto preoccupata anche come mamma, non sapevo cosa mi aspettava. Però poi ho pregato il Signore e Dio ha messo questa spinta dentro di me di partire, di andare e non sapere cosa ti aspettava, ma l'unica cosa che poi avvertivo dentro di me era proprio questa spinta e questa fiducia verso Dio. È straordinario vedere che Dio chiama persone normali ad una chiamata straordinaria, soprannaturale, perché in buona sostanza tu avevi un posto di lavoro, la vostra vita normale, Francesca, poi il Signore alimenta questo fuoco all'interno degli uomini e le donne che sceglie, e poi arriva un momento in cui non puoi contenere questo fuoco. Voi eravate membri di una chiesa
cristiana evangelica, in quel preciso momento avete coltivato una formazione, poi è arrivato il momento, ma spiegateci un po' da quale contesto poi è nato, in quale contesto anche spirituale ed ecclesiastico è nata la vostra chiamata. Sì, proprio così. Noi lavoravamo e avevamo la nostra, il nostro equilibrio, insomma, familiare, che poi Dio in qualche modo ha sconvolto sempre positivamente, come se ti spinge fuori dal tuo nido, dalla tua zona di conforto, proprio quando cominci a volare, dici: Signore, grazie, perché con te ci sono delle meraviglie da scoprire, da Alleluia. Vedere. Io lavoravo per una famiglia romana straordinaria, ed è stato anche per me molto difficile lasciarli, i colleghi, la stessa famiglia che, per quale lavoravo. Tante situazioni che abbiamo visto, abbiamo visto la difficoltà, ma c'era questa spinta. Non era più possibile ad un certo punto continuare pensando a quella carriera, a quella vita, soltanto perché Dio ci stava chiamando a qualcosa di straordinario, di spirituale, per il suo regno. E pertanto uscire da quella zona di conforto è stato sicuramente non facile, ma era la cosa giusta da fare, che dava il senso alla nostra vita. Con le tue parole, Fabio, mi ha fatto ricordare quando Gesù avvicinò Matteo, e in quel momento preciso, leggiamo nella parola di Dio, lo indicò nella sua attività quotidiana, lo chiamò fuori e lui poi lo seguì in obbedienza. Conosciamo poi quello che è successo nella vita di... Seguimi. Alleluia, alleluia. Bene, il grande comando di Dio alla nostra vita si manifesta sempre in un modo molto chiaro. Questa è l'evidenza di quello che vi sto dicendo. Ecco, appunto, Fabio e Francesca hanno saputo obbedire perché la voce di Dio è stata udibile e riconoscibile. Quindi quello che noi vogliamo incoraggiare a fare in questo momento è a continuare a pregare, e se il Signore vi sta rivolgendo, ti sta rivolgendo una chiamata chiara. Io personalmente posso dire, sicuramente non mi smentirete, amici, ma posso dire che non durerai molto prima che il Signore ti costringerà con amore ad accettare la chiamata. Esattamente, è proprio così. E questo è quello che ti invitiamo a fare, quindi ad aprirti al Signore e a fidarti il prima possibile. È una questione di tempo, e il tempo è il nostro, probabilmente il nostro limite. Noi ci muoviamo all'interno del tempo, e questo tempo che abbiamo a disposizione non è tanto, ma è lo stesso tempo che dobbiamo accelerare e recuperare, e questo dipende molto dalla nostra consacrazione. Proprio così, Michele. Personalmente io avvertivo proprio come se avevo bisogno di qualcosa in più. Alleluia. Quindi a questa chiamata, anche se ho pensato forse potrà mancarmi qualcosa, perché comunque abbiamo fatto anche un viaggio di visita prima di partire definitivamente, e ricordo che il fratello che si trovava sul posto mi disse: tu saresti pronta a venire qui in questa terra? E sai, ho pensato che mi potevano mancare il mio comfort, le cose materiali, però c'era qualcosa dentro di me che sentivo che non ero più soddisfatta di quella vita che stavo facendo lì a Roma, lavoro, chiesa, cioè nonostante comunque io servissi il Signore, perché facevamo comunque una vita comunitaria, consacrata al certo. Signore, andavamo in chiesa, però non mi bastava, avvertivo dentro di me che qualcosa, che devo fare qualcosa di diverso per il Signore. Alleluia. Di più, volevo di più, avvertivo dentro Alleluia. Di me di più. E quindi quando è arrivata questa chiamata, ecco, detto Alleluia. Questo, è il momento che Dio ci sta chiamando a quel di più. Alleluia. Io, Francesca, quando penso, siamo amici, anche il pubblico che ci segue lo sa, siamo molto amici. Però quando penso a Francesca, il mio cuore si apre, perché una madre e una moglie, una donna che ha avuto il coraggio, mi emoziono, il coraggio di mettere completamente a disposizione di Dio la propria vita, la propria famiglia, è qualcosa che veramente mi commuove, perché determina sostanzialmente qualcosa di veramente molto grande, che spesso io lo accosto ai frutti, ai famosi frutti di un ministerio. Ecco, Francesca ha dimostrato, non perché è qui e ci conosciamo, ma io apprezzo tantissimo questo suo aspetto. Ma prima di parlare di Francesca, introduciamo l'argomento con un piccolo video che la vede protagonista in Terra di Missione.
Quello là sei a lui, no? Ara famola bur karan sikidan den no porse ango eng karola ane yad no ilu ma ilu cha ecute madame o anga nambur scusa ve comprino no ecute madame ma precite do o hangan kidu ok est ce quelqu'un de vous pour dire merci à Dieu pour quelque chose qu'il a fait da votre vie. Il a fait quelque chose, Dieu ou non? Il est vivant. Francesca, ti abbiamo visto all'opera con i bambini. Cosa stavi facendo? Stavamo portando una lezione dove pulisco le mani ai bambini, una lezione sulla scuola domenicale, e noi portavamo con noi sempre qualcosa da mangiare alla fine. Perché proprio da un'esperienza che è nata in un villaggio dove un giorno io stavo parlando di Gesù e un bambino mi dice signora, lei mi parla di Gesù perché lei ha mangiato, ma io non ho mangiato tutto il giorno. E quindi noi portavamo con noi sempre un po' di pane, delle baguette, sai, abbiamo conosciuto tanta gente che ci ha anche donato dei formaggini, quindi andavamo nei villaggi, facevamo pane e formaggi, e io portavo con me sempre qualcosa da mangiare. E quindi proprio in quel caso stavo insegnando ai bambini di lavarsi le mani prima di mangiare, di toccare il cibo, e stavamo facendo proprio un insegnamento anche sull'igiene, che bellissimo. In Niger non esiste l'igiene, però in quel caso ho cercato di insegnare a loro anche questo. Anche questa è missione. Certo. Dopo avremo un capitolo in cui parleremo, un piccolo passaggio in cui parleremo di Samuele, quindi, che è il vostro figlio in questo momento, è a scuola, anzi lo salutiamo quando rivedrà la registrazione. Quindi dopo parleremo di Samuele. Ma vorrei un attimo concentrarmi, Francesca, se me lo concedi. Certo. Come fa una donna, una mamma, una moglie cristiana ad accettare una sfida veramente così avvincente? E soprattutto, poi ti lascio la parola, quale consiglio dai alle donne, alle mogli e alle mamme che si trovano probabilmente di fronte ad una chiamata apparentemente davvero impossibile da accettare, che però devono in un certo senso dare risposta a Dio? Beh, io parto dal presupposto che per me la chiamata del Signore e l'opera di Dio è la cosa più importante che esiste oggi nella mia vita, ed è sempre stato così fin da quando l'ho conosciuto, perché Alleluia. Il Signore ha fatto qualcosa di grande dentro di me. Alleluia. Io ero una giovane ragazza che ho girato per questo mondo cercando qualcosa che potesse soddisfare la mia vita. E vi posso garantire che nella vita materiale e nel mondo non mi è mai mancato niente, anzi, stavo anche in una posizione di benessere materiale adagiato, quindi mi potevo permettere anche tante cose. Però quando Gesù ha toccato la mia vita, per me è diventata la cosa più importante della mia vita. Alleluia. E forse tu oggi ti dirai, ma forse è diventata anche la cosa più importante per tuo figlio e più di tuo marito, no? E c'è proprio questo senso dentro di me che io tante volte non mi riesco a spiegare, credo che sia qualcosa che è venuto proprio da Dio. Alleluia. La fiducia di sapere che questo Dio si prende cura di tuo figlio, la fiducia che Dio si prende Alleluia. Cura di tuo marito e soprattutto si prende cura di te stessa. Io ringrazio Dio per l'esperienza che ho fatto con Gesù, perché è un'esperienza che è entrata in modo profondo dentro di me. Veramente io posso dire che io ho incontrato l'amico fedele, colui Alleluia. Che veramente mi comprende in ogni circostanza. E posso dire che proprio in quelle terre difficili, quando vedevo mio figlio soffrire, mio marito soffrire, il mio unico obiettivo è stato quello di dire: Signore, adesso io mi fido di te. Mi fido proprio di quella chiamata che tu hai messo dentro di me, e proprio quella fiducia di avere verso il Signore mi ha portato poi a vedere mio figlio guarito, mio figlio felice, mio marito Alleluia. Prosperare. Ed è qualcosa di interiore, Michele, qualcosa che solo Dio Gesù può è la fare. Cosa più importante. Alleluia. E forse tu mi direi: è anche più importante di tuo figlio. Io ti dico sì.
ma non perché è più importante, perché mio figlio non è importante. Mio figlio è la mia vita, io veramente per lui dare tutto, ma la chiamata di Dio è la chiamata di Dio, noi dobbiamo obbedirlo, ma non dobbiamo, cioè col Signore veramente non ci manca niente, nemmeno l'affetto. Alleluia. Perché Dio è capace di soddisfare anche quella parte interiore, no? Che molte volte noi donne abbiamo bisogno, quell'affetto, quella mancanza. Io ricordo molte volte sono rimasta da sola a casa e non vi posso dire che mio marito non mi è mancato, anzi, molte volte ho dovuto soffrire per tante cose, però ho riscontrato veramente l'amore di Dio. Il Signore ha saputo soddisfare anche quella parte interiore mia, che possa essere di affetto, materiale, e nelle piccole cose. Io ho riscontrato veramente lo Spirito Santo che è venuto e mi ha pagata. Quindi oggi il mio consiglio alle donne e alle mamme di non temere per i propri figli, di non temere di perdere, perché proprio Gesù nella sua parola ci dice chi vuole trovare la sua vita, no? La perderà, ed è proprio questo senso di sapere, questa consapevolezza di sapere che forse stai perdendo tutto per qualcuno che può darti tutto. Alleluia. Capito? Cioè di perdere tutto, ma di sapere che tu stai dando quel tutto a colui che può, un po' come Abramo, che sapeva che lui, donando il proprio figlio, Dio poteva risuscitarlo. E quindi è proprio questa fiducia che tu hai dentro di te, che affidi a Dio tutto di te. Alleluia. Anche la parte più importante della nostra vita, cioè i nostri figli. E io ti posso dire che ho riscontrato una grande benedizione, perché appunto ieri sera, quando vedo mio figlio pregare con potenza, pregare per mio figlio per la guarigione, ieri non mi sono sentita bene, lui ha interceduto per me. Io ringrazio Dio, perché il Signore ha aggiunto nella nostra vita, anche se abbiamo perso qualcosa di materiale, che poi Dio ce l'ha ridonato. Però posso dire che veramente il Signore è il tutto. Io oggi posso dire con piena consapevolezza: alleluia, il bene dell'uomo è servire l'Eterno. Amen. Alleluia. È servire l'Eterno. Alleluia. Gloria a noi. Non c'è la soddisfazione, non c'è niente che ti possa riempire quando tu sei proprio, alleluia, nel pieno, amen, della volontà di Dio, e dare proprio tutto te stesso al Signore. Meraviglioso, Signore. Ma questo non, alleluia, perché voglio dire che non dobbiamo avere una vita normale, però voglio dire con un lavoro. Ci sono tante persone che servono il Signore, ma lavorano una vita diversa. Ma io veramente posso dire che io voglio vivere per Cristo. Alleluia. Anche se forse mi deve mancare qualcosa di materiale, che poi non mi è mai mancato niente. Perché anche quando è venuto la corrente non c'era, e l'acqua non c'era lì a 48 gradi, Dio è stato potente. In una preghiera semplice fatta da me e mio figlio, alleluia, il Signore ha fatto venire l'acqua. Gloria a un Dio. Un Dio veramente, alleluia, che si prende cura in ogni aspetto dell'uomo. Quindi mamme, coraggio, donne, forse può essere difficile, ma non dobbiamo mai barattare col Signore. Alleluia. Mai. Dobbiamo onorarlo al di sopra di ogni cosa, costi quel che costa, come quando ci siamo fatti il battesimo, no? Il patto. Vuoi servirlo per vita e per morte? Non deve essere una confessione solamente verbale, ma noi dobbiamo praticare questo grande Gesù e mettere questa nostra fede in Gesù, e pensare che veramente che Lui può tutto. Non dobbiamo avere dei limiti, perché se noi mettiamo dei limiti alla potenza dell'Eterno, alleluia, vorrà dire che non abbiamo scontrato e capito chi è Lui veramente nella nostra vita. E quindi per me, io ho un incoraggiamento: servite il Signore, amatelo con tutto il vostro cuore, alleluia, perché nulla fa mancare a coloro che sperano nella, alleluia, volontà dell'Eterno. Gloria al nome del Signore, meravigliose parole e un incoraggiamento straordinario. Chissà quale cuore il Signore ha preparato per ricevere questa parola. Siamo sicuri e certi che la parola di Dio non cadrà a terra. Siamo sicuri che il Signore sta incoraggiando qualcuno, e vedremo presto testimonianze che ci appunto testeranno questa cosa. Ma hanno citato, abbiamo parlato di Samuele, che è arrivato il momento di presentare Samuele. Samuele Paolucci, lo facciamo attraverso un video che chiedo alla regia di mandare. Irkoi quara, Yesu alma.
Bye bye. Andiamo, fate fratelli, stiamo conoscendo tante cose in Africa. I bambini sono poveri, vengono in chiesa e spero che tu gli darà l'amore. Con la musica facciamo tante cose, loro pure se non ci riescono proprio, perché loro gli piace giocare con cantano, gli piacciono giocare con i cantanti e le cose. Ed è proprio bello stare in Africa. Oh, Fabio e Samuele è straordinario. Più volte mi hai detto che è un vostro compagno di missione. È proprio così. Dici qualcosa. Samuele è stato il nostro vero, fedele compagno di missione. E possiamo dire che Samuele è stato prima lui equipaggiato dallo Spirito Santo. Allora, nel momento in cui noi abbiamo messo piede in terra africana, la preoccupazione di mamma Francesca diciamo che è svanita ben presto, perché abbiamo compreso che il Signore ha prima equipaggiato lui spiritualmente nelle difficoltà, non ha mai pianto di malinconia perché voleva vedere i nonni, perché voleva stare in Italia, non ha mai avuto qualche crisi del genere, è stato un bambino protetto veramente emotivamente dal Signore, e questo Dio l'ha permesso a noi in modo che potessimo fare un bel gran lavoro. Quindi quando noi andiamo, abbiamo scoperto, abbiamo imparato che nel momento in cui noi doniamo la nostra famiglia al Signore e la nostra famiglia mette il piede fuori la nostra zona di conforto per il regno di Dio, per Cristo Gesù, per predicare l'Evangelo, il Signore fa l'assicurazione totale prima ai più piccoli, alleluia, prima ai più deboli. Quindi alleluia, non dobbiamo mai temere di poter andare, perché Dio sa cosa fa. E abbiamo potuto vedere che Samuele, ricordo che è stato lui che ha incoraggiato una volta Francesca, sapete, i primi anni, il primo anno soprattutto, si ha a che fare con uno shock culturale molto forte, e a volte ti vengono dei momenti di pianto, di dire, ce la faremo? E ricordo che Samuele disse, mamma, tu non devi piangere, perché noi siamo qui per la missione di Gesù, e la dobbiamo finire all'età di 7 anni. Alleluia. Quindi lì comprendemmo, alleluia, che Dio aveva già tutto sotto controllo, pienamente tutto sotto controllo, iniziando dai più piccoli. Alleluia. Bellissima, bellissima testimonianza. È proprio così. Ora Samuele ha un desiderio. Lo ascoltavo l'altro giorno, ho rivisto un video. Qual è il suo desiderio? Ditelo voi. Lui sta cercando il battesimo dello Spirito, alleluia, Santo, desidera essere battezzato dello Spirito Santo, alleluia, e questo per noi è qualcosa che viene dal Signore sicuramente, alleluia, amen. L'esperienza che ha avuto in Africa di solitudine con noi e con Dio, ha avuto i suoi amici, i bambini missionary kids, i bambini missionari, che quindi ha ben sviluppato, anche grazie all'insegnamento delle missionarie, di missionari americani e canadesi che hanno scelto di andare in terra di missione islamica per insegnare proprio ai figli di missionari occidentali, altrimenti dovrebbero fare scuola, insomma, africana o araba, e quindi lì a lui ha sviluppato proprio l'importanza di essere un bambino missionario che deve brillare nel mondo, perché questo era il motto proprio della scuola missionaria. Voi dovete state qui perché crescerete, imparerete, ma perché dovete brillare nel mondo, alleluia, della luce di Cristo Gesù, alleluia, e li formavano già ad essere dei baby missionari, dei baby servitori, alleluia, servitori degli altri, alleluia. E quindi Samuele comprende oggi che già da bambino, già da ragazzo, ha bisogno di essere ripieno dello Spirito di Dio per poter dare agli altri. Alleluia, gloria al nome del Signore. Questo è veramente un grande esempio, ed è anche una preghiera che dobbiamo fare affinché i nostri figli abbiano questi desideri e ricevano il prima possibile la pienezza dello Spirito Santo, appunto anche per brillare nelle missioni che il Signore dà
anche nella nostra nazione, nelle nostre chiamate personali e familiari. Voi avete vissuto un periodo in cui avete servito il Signore con le Assemblee di Dio, le Assemblee di Dio in Italia. Avete trascorso i 5 anni di introduzione, possiamo dire, al mondo missionario, avete servito il Signore appunto in Niger, ma poi è arrivato il momento in cui la decisione di intraprendere un personale cammino è arrivata, perché il Signore ha mosso le circostanze, e oggi nasce Wendy's Peppermint Frosty and Frosty Cream Cold Brew. Make the perfect gift for anyone in your life, especially for you. Yeah, this year you're sitting on your own lap and getting yourself what you want, finally. And now every day this season, unlock 20% off your total when you get any small, medium, or large Frosty in the Wendy's app. So order something from your own wish list this year. Limited time only. Participating U.S. Wendy's with app offer and registration. Applies to menu items only. Taxes and fees excluded. We all love the Lowcountry lifestyle, which is why we should do our best to protect it. To get insurance that helps you protect your home from whatever the Lowcountry throws at you, contact CT Lowndes & Company today. Their local agents can review your coverage to help make sure you're properly protected. CT Lowndes & Company has been helping protect and insuring the Lowcountry since 1850. Visit ctlowndes.com to learn more and request a quote. That's ctlowndes.com. Quello che è il motivo principale per cui vi vediamo e ho approfittato e ho voluto questa intervista, oggi nasce Unione Missioni Estere. Prima di darvi la parola, però, introduciamo con un video, appunto, Unione Missioni Estere. Unione Missioni Estere. Ogni popolo, lingua, nazione e tribù. Il ministerio missionario della famiglia Paolucci non si ferma. Dall'Africa li vedremo in corsa verso il Niger, per poi proseguire per tutto il Sahel. Fra i tanti obiettivi ci saranno nuovi campi di missione: Senegal, Burkina Faso, Mali, Chad e poi ancora Ghana, Gambia e Kenya. Unisciti alla nostra squadra per servire ogni popolo, lingua, nazione e tribù, mettendo a disposizione il talento che il Signore ti ha dato. Bellissimo, bellissimo video di introduzione, l'abbiamo lanciato quindi così molto velocemente, dopo ci soffermeremo su questo logo che pare comunicare alcune cose che è giusto far capire ai nostri amici, ma che cos'è Unione Missioni Estere? Unione Missioni Estere è una associazione missionaria internazionale italiana, dove proprio unione è stato il termine che Francesca ha voluto, perché mi disse: Fabio, qui non è una questione di alleanza, una questione di forza. Io credo che a partire dalla nostra nazione noi abbiamo bisogno di unione, i credenti hanno bisogno di unione, le famiglie hanno bisogno di unione, le persone hanno bisogno di ritrovare un'unione, ovviamente con Dio e con gli altri. Io credo che tutto deve essere concentrato su questo termine, unione, perché l'unione oggi sta mancando in molti aspetti, e pertanto unione, missioni, perché si protende verso le altre nazioni, verso le altre etnie, gli altri popoli, persino le tribù, e quindi le missioni estere. Questa connessione, diciamo, al mondo delle altre missioni vi sta, gloria a Dio per questo, vedendo anche protagonisti su altri paesi, altre etnie, lo stavi appunto accennando. Vorrei
specificare che in questo preciso momento, grazie a Dio posso dirlo, voi siete adesso in Italia in questo momento di snodo logistico, di snodo tecnico, sì. Proprio per lanciare, mentre però contemporaneamente su vari punti del mondo sta operando già Unione Missioni Estere, favorendo grandi progetti. Ma com'è questa cosa di unire cose su paesi che magari non si aveva nell'immaginario della chiamata iniziale? Ma infatti è stato un piccolo fuoco quello che è successo nel Niger con l'etnia Songhai. Adesso, proprio ieri, ho avuto una conversazione piacevolissima con l'ambasciatrice del popolo Ashaninka, che è un popolo che si trova nella foresta tra il Perù e il Brasile, e loro sono animisti, non so se l'avete notato anche nella foto, c'era questo con diciamo, loro adorano gli alberi, il vento, gli animali, e lei proprio mi ha invitato perché parlando ho detto: guarda, che lo sai che il tuo popolo c'è anche nella parola di Dio? Lei dice: ma cosa dici? E ho detto: sì, Apocalisse 5:9, ogni popolo, lingua, nazione e tribù saranno davanti all'agnello cantando un cantico nuovo. E io sono disposto a parlare a questo tuo popolo, conoscere questo tuo popolo che è di una cultura straordinaria, e proprio ieri si è aperto anche questo altro campo che si aprirà con il popolo Ashaninka, e nel frattempo oltre al Niger ci sono altre aperture verso tutto il Sahel, la zona subsahariana, e proprio il 20 di ottobre sto aspettando la conferma del biglietto per il Senegal e Gambia. Certo, siamo un po' presi da su tanti fronti e abbiamo bisogno di unione. Alleluia, alleluia. Ragazzi, ma quante lingue parlate? Io due. Sì, io anche l'inglese, il francese, un po' il tedesco, perché anche me lavoravo per l'ospitalità, e poi abbiamo studiato la lingua Zarma proprio perché almeno al popolo del popolo Zarma Songhai le parabole di Gesù nella loro lingua, perché c'è un tasso di analfabetismo molto alto in Niger. Io volevo aggiungere qualcosa, no? Certo. Per quanto riguarda l'unione, diciamo che è innato dentro di Fabio, perché poi la chiamata è sua, io l'ho seguito, mi sono accodata alla sua chiamata, no? Poi Dio ha messo questo sentimento anche nel mio cuore, diciamo che mi ha modellata il Signore, perché io alleluia, una molto stabile, poi invece ho scoperto dentro di me che ci sono dei talenti, no? Alleluia. E quindi diciamo che il Signore si è usato di mio marito, e diciamo che è una cosa innata dentro di lui il scoprire altre etnie. Adesso lui ha questo talento, questa esperienza di fede con Gesù Cristo, e lui quindi vuole portarle a queste nazioni, proprio in questi popoli più disagiati, questi popoli che credono nel Dio dell'acqua, nel Dio della terra. Quindi portare proprio la potenza di Dio in questi luoghi e sperimentare Gesù Cristo. Però volevo aggiungere proprio questo, che dentro di lui c'è qualcosa che oggi io credo che è Dio che ha messo proprio. Amen. Per sviluppare, e Dio si usa di questa cosa per portare la sua parola ad ogni popolo, lingua, nazione, tribù. Poi alleluia, anche il fatto che lui parla così tantissime lingue, se lui va in Cina 3 giorni parla cinese, a me ci vuole più tempo, diciamo. Però sono talenti che... questo è un dono che... Dono Signore. Del Signore, sì. Alleluia. Bene, parlo molto bene napoletano. Ah, quello lo sappiamo, qualche volta c'è capitato di parlare in napoletano, siamo con paesani, ecco. Bene, ringraziamo il Signore perché è veramente un grande privilegio avere dei servi così equipaggiati a servizio della Chiesa di Dio in tutto il mondo, ma che siano poi italiani. Questa è una cosa, un privilegio straordinario. Noi preghiamo sempre per i missionari, specialmente in questo momento in cui abbiamo visto le grandi guerre e i grandi conflitti stanno portando una massa incredibile di persone, in un certo senso, ad arrivare per salvarsi nella nostra nazione,
e anche quello sta rappresentando una chiamata missionaria per la Chiesa. Lo abbiamo detto in questa settimana, probabilmente così tante volte proveremo a non ripeterlo più, ma c'è bisogno che la Chiesa si attivi all'accoglienza. Non mi sto riferendo alla Chiesa, diciamo al gruppo che in genere celebra il culto al Signore in 2-3 serate settimanali. Mi sto riferendo al corpo di Cristo che è completamente rigenerato da Dio con il sangue di Gesù, che ha lavato i peccati dei singoli chiamati e li ha inviati. Loro sono inviati, Francesco e Fabio, a popoli oltre l'Italia, ma ci sono tante chiamate, tanti inviati verso queste etnie, questi popoli che ci ritroviamo in casa. Quindi piccolissima parentesi per continuare a dire che la chiamata verso queste etnie, questi popoli, può anche avvenire, pensa un po' paradossalmente, proprio nella tua città, nelle tue vie, e perché no, come abbiamo accennato, anche probabilmente ti ritroverai nei tuoi banchi qualcuno che ha bisogno della tua accoglienza. Quindi c'è bisogno che alziamo le antenne dello Spirito Santo, cerchiamo di capire e sintonizzarci. Considera, Michele, che soltanto ad esempio una regione a caso, Campania, la regione dove ci sono 31 nazionalità diverse. Wow. C'è un'alta percentualità di diverse etnie, culture, persone induiste, musulmane. Ecco, non so, quindi le missioni oggi ha un aspetto un po' più ampio da guardare, da valutare, che non è soltanto quello di andare o quello di pregare o quello di dare per, ma anche di accogliere. Ecco, una Chiesa che unita nella missione di Dio, che Dio alla fine vuole vedere questo, vuole vedere che davanti al suo figliolo Gesù Cristo, alleluia, ci siano popoli, nazioni, lingue e tribù ad, alleluia, adorarlo, cantando un cantico nuovo dicendo grazie, alleluia, tu solo sei degno. Noi siamo, se siamo redenti, siamo lavati dal sangue di Cristo Gesù, siamo nella missione di Dio. Non è una missione mia, una missione della comunità locale, la missione è di Dio. Quindi l'accogliere il pakistano, il sinti, il cinese, e può darsi pure qualche jihadista e non lo sai, ma tu devi accogliere e predicare Cristo, perché questo è il comando di Dio che dalla Genesi all'Apocalisse ha creato un popolo missionario, famiglie di Israele missionarie, famiglie di oggi dell'Israele spirituale che sono missionarie. Andiamo, alleluia, fuori dalla nostra porta e predichiamo, diamo amore, diamo Gesù agli altri senza guardare colori, etnie, perché ogni anima per Dio è importante, e ministriamo nel nome di Gesù, preghiamo per gli ammalati, con i nostri figli andiamo in chiesa, con i nostri figli usciamo dalla chiesa, raggiungiamo un paese, alleluia, raggiungiamo i nostri vicini, preghiamo nel nome, alleluia, di Gesù, insegniamo ai nostri figli a pregare per gli altri. Alleluia. Questo fa di una famiglia equipaggiata, come tu dicevi, ho utilizzato questo termine, equipaggiata spiritualmente per, alleluia, poter essere una famiglia in missione, nella missione di Dio. Alleluia. Francesca, desideri aggiungere qualcosa? Perfetto, allora mandiamo il logo e insieme scopriamo il logo, perché ci sono dei messaggi che vogliamo comunicare anche attraverso questo logo, ecco, che abbiamo prima intravisto, ma oggi adesso aspettiamo che ce lo presentiate. Cosa significa? It's a holiday story. It's a family story. It's a story of thousands of twinkling lights and countless memories. A story of crackling fireplaces and candlelight Christmas evenings, where the sounds of sleigh bells and carols echo all around. It's a story of peace and togetherness, of glittering ornaments, fragrant wreaths, and wide-eyed wonder. It's the enchanting story of a beloved tradition at America's largest home, with 250 magnificently decorated rooms, each with its own stories to tell. But all this can't begin to tell the full story of Christmas at Biltmore. Come walk in the footsteps of the Vanderbilt family and immerse yourself in a winter wonderland of endless holiday delights. Because as wondrous as the story of Christmas at Biltmore may be, it can never be complete without you. Plan your stay at Biltmore.com. Allora, questo è nato così spontaneamente. Ovviamente c'è il planisfero
e il planisfero con anche l'Antartico. Quindi c'è, ci sono tutti i continenti, ok? Perché nulla deve essere dimenticato. Alleluia. Perché anche lì ci sono un piccolo gruppo di lavoratori. Poi abbiamo un arco, abbiamo una freccia. L'arco rappresenta l'arco di Dio. La freccia siamo noi, sono i credenti. Alleluia. Sono i credenti. Ognuno di noi prima era un pezzo di legno, poi Dio ha levigato, ha preso questo legno da terra, ha cominciato a levigare, ha cominciato a pulire, a rendere diritto, poi ci ha messo dietro tutto l'equipaggiamento che ha bisogno per poter dare la direzione, poi ha messo la punta che è lo Spirito di Dio, questa punta è bagnata dal sangue di Cristo Gesù, questa punta è potenziata perché deve arrivare ai cuori delle persone, attenzione, non alla mente delle persone, non alle emozioni delle persone, ma ai cuori delle persone. Alleluia. Noi siamo le frecce di Dio, ogni credente che è stato lavato, che è stato santificato, che è stato glorificato per mezzo del sangue di Cristo Gesù, è una freccia nelle mani di Dio e Dio vuole inviare, non vuole che siano sedute tra i banchi o che siano ben conservate magari anche in una comunità locale, no? Con una piccola attività, perché magari ci sia un contentino, questo può anche succedere, ma noi dobbiamo avere proprio la visione che noi siamo delle frecce e la freccia va inviata, la freccia andrà scoccata dall'arco di Dio. Alleluia. L'arco di Dio, questo è un po' il significato. E poi sotto c'è tribù, lingue, popolo e nazioni, abbiamo scritto in inglese perché ovviamente siamo aperti anche a delle realtà internazionali, ed è un po' questo quello che rappresenta il logo. Straordinario. Quali sono i progetti che oggi vi vedono protagonisti? Quindi vogliamo comunicare molto brevemente, se potete, che cosa state facendo in questo presente, in questo giorno, in queste giornate, in questo tempo, in Unione Missioni Estere, e quali sono i progetti futuri. Intanto stiamo mandando già in sovraimpressione il sito su cui potete collegarvi e scoprire anche, quindi rivedere e capire in quale modo poter stare vicino alla famiglia Paolucci per contribuire, per pregare, per assistere quello che loro stanno facendo, che però adesso ci anticipano. Sì, siamo in questo periodo in Italia perché stiamo fortificando ovviamente il consiglio direttivo e siamo qui per proclamare le missioni, l'importanza delle missioni e di servire le chiese, di servire le famiglie e anche di creare proprio l'unione tra i ministeri, tra associazioni, tra servitori. Questo è quello che noi stiamo facendo in questo momento, ma nel frattempo stiamo anche evangelizzando, perché ovunque noi ci troviamo, in qualsiasi regione, Dio ci mette davanti delle opportunità. Adesso stiamo evangelizzando e stiamo curando alcune famiglie di detenuti, dove proprio i loro relativi hanno chiesto preghiere, da lì sta nascendo una realtà proprio in una casa dove la parola di Dio è stata aperta, e grandi peccati, grandi situazioni veramente terribili, soltanto questa parola ha messo fine a delle realtà di odio, di rancori, di grandi delitti in questa casa, e stiamo vedendo proprio liberazioni anche da possessioni demoniache, che poi noi abbiamo anche un po' di esperienza nei villaggi in Africa, e stiamo adesso in questo momento proprio servendo per incoraggiare alle missioni, proclamare l'unione dalle famiglie fino ai credenti, alle denominazioni. Siamo pronti a servire ovviamente ovunque e chiunque. Alleluia. Ovviamente stiamo preparando anche dei progetti all'estero. Vi ho visto alle prese con un container, non ci ho capito nulla, spiegateci, perché è molto chiaro quello che dite e quello che fate. Sono io impreso dalle attività, non ho ben capito, però raccontateci che cosa state facendo. Davanti queste famiglie, ecco. Però noi, il nostro obiettivo comunque è l'Africa, voglio dire, noi siamo molto concentrati sul povero, però il Signore, voglio dire, in questo momento di, come parlavamo prima, è un polo logistico, dall'associazione anche al
al dipartimento, dal dipartimento delle A di adesso con l'Unione dei progetti. E a me non piace dire il progetto se prima non si è realizzato, ma il mio più grande desiderio è quello di poter aprire un orfanotrofio. Alleluia. Lì in quelle terre e curare i bambini. In Niger intendi? In Niger. In Niger, dove Dio vuole, perché adesso abbiamo varie parti dell'Africa, quindi è un progetto che a me sta a cuore e ci stiamo lavorando. Naturalmente non è facile, perché soprattutto adesso anche con il coronavirus, l'emergenza, rallentando un po' tutto. Immagino. Però stiamo aiutando un ospedale in Niger, dove abbiamo costruito già un tetto, e dove questi bambini erano sotto l'acqua, non potevano ormai più stare in quelle condizioni, e con l'aiuto di alcune famiglie abbiamo aiutato questo ospedale. Alleluia. E veramente siamo grati a Dio. Ci sono anche altri progetti che stiamo preparando, stiamo lavorando insieme, e ecco, con questo colgo anche l'occasione di dire: pregate per noi, aiutateci, collaborateci con la preghiera, perché abbiamo bisogno, e anche con un contributo materiale, perché Dio ci invia, ma chi non può essere inviato può dare il suo contributo materiale, perché l'opera di Dio è fatta anche di questo, no? Certo, assolutamente. Assolutamente. E abbiamo visto una grande risposta anche per quanto riguarda il container, perché stiamo preparando un container che dovrà passare per il Togo, poi per il Niger, e lì sarà aperto e sarà dato in dono tutto quello. Abbiamo visto una risposta degli italiani straordinaria, da nord a sud. Questo è un altro progetto che partirà dall'Italia, non appena è pronto il container partirà e saranno date, poi ci testimonierà ovviamente, così tutti gioiranno. E c'è Haiti è stato colpito da un grande terremoto, abbiamo il pastore che è lì nel sud dell'isola della nazione di Haiti, alle Caie, dove mi ha dato alcuni riferimenti e richieste di preghiera, e qui sul sito ci sarà messo ben presto tutto. E poi c'è Senegal, c'è il Kenya, in Kenya, dove si aprirà proprio una base missionaria di Unione Missioni Estere per l'Africa anglofona, perché nel Niger ci sarà l'Africa francofona, quindi che prende tutto il Sahel fino al Senegal, e da lì ci stiamo muovendo. E poi Sud Europa, Malta, dove stiamo lavorando con i migranti rifugiati, che ne sono tantissimi stipati purtroppo in questi container, e proprio il governo maltese chiede che ci siano dei volontari, delle persone che possono andare lì per insegnare la lingua inglese e anche insegnare il modo di approcciarsi in Europa, e quindi noi lo faremo tramite la formazione anche per quanto riguarda l'hotellerie, visto che anche quella è la formazione mia secolare. Faremo dei programmi che attraverso, insomma, il servizio, attraverso l'igiene, attraverso la mise en place di una tavola, si insegnerà l'inglese, perché loro hanno bisogno di questo, e nel momento in cui loro saranno con noi, ovviamente sarà ministrata soprattutto la preghiera nel nome di Gesù e la parola di Dio, che cambia completamente la vita, perché molti vivono nella disperazione più totale, perché nulla dà un futuro roseo, ma ciò che ci incoraggia è solamente veramente la roccia dei secoli, che è Cristo. Ho visto che state introducendo anche delle Bibbie in questo container, che poi arriveranno alle famiglie. Sì, perché c'è una grande richiesta, soprattutto in Niger, nel Sahel, di Bibbia in francese, perché addirittura non tutte, non sempre arrivano, e non tutte possono permettersela una Bibbia, quindi c'è una richiesta alla parola di Dio, ma soprattutto verranno distribuite lì dove ci sono dei centri, dei punti di evangelizzazione che abbiamo già, ad esempio l'ospedale nazionale, ad esempio la moglie del capovillaggio, che ci ha sempre ospitati nei nostri villaggi di 160 km che abbiamo evangelizzato lì in Niger, ha un gruppo di mamme, di bambini purtroppo ammalati di infermità motoria cerebrale, che lei sta curando proprio fuori il giardino di casa sua, e speriamo che di creare un centro adeguato e protetto per lei. E lì ci sono i nostri fratelli, il nostro team, che continuamente vanno ad evangelizzare. Pertanto hanno bisogno della parola di Dio. Prima della parola di Dio, in alcuni casi dobbiamo insegnare l'alfabeto, quindi scuole di alfabetizzazione. Quindi c'è un grande lavoro da fare. Ecco perché non abbiamo potuto poi più concentrarci soltanto sull'evangelizzazione, piuttosto la costruzione di una chiesa, ma
Unione Missioni Estere si propone proprio di servire come Cristo Gesù ha servito, il missionario per eccellenza che ha soddisfatto i bisogni della creatura di Dio, Dio che è Trino, che è Padre, Figlio e Spirito, Padre, Figlio, Spirito Santo, che serve la creatura di Dio che è tripartita, spirito, anima e corpo. Pertanto, per quanto riguarda lo spirito, il messaggio dell'Evangelo, Gesù è la via, la verità e la vita, nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui, quindi il messaggio dell'evangelizzazione di salvezza, le liberazioni che lo Spirito Santo può compiere, questo è servire la creatura in ovunque essa si trova per lo Spirito, ma poi c'è la servire l'anima, è la missione che deve essere efficace per soddisfare la necessità della creatura di Dio nell'anima, le emozioni, la mente, l'educazione, la formazione anche professionale, ad insegnare a leggere, aiutare nelle proprie ferite emozionali, che soltanto la parola di Dio e Cristo Gesù può dare. Quindi la soluzione per lo spirito, la soluzione per l'anima e per il corpo, perché, come Francesca ha già spiegato prima, noi possiamo anche andare ad evangelizzare, a parlare di Gesù, ma se i bambini hanno la pancia, hanno fame, fame, oppure hanno bisogno di un intervento, noi dobbiamo essere pronti come Chiesa di Cristo Gesù, come credenti, a soddisfare nelle missioni questi tre aspetti, altrimenti sarà una missione monca. Allora, il nostro tempo a disposizione sta finendo, però prima di salutarci voglio dare la possibilità ai nostri amici di scoprire il fatto che loro per questo tempo sono in campagna, sono in Italia, quindi se volete entrare in contatto con loro anche per scoprire le tantissime storie straordinarie che hanno da raccontare, non basterebbe la giornata intera per scoprire il Signore cosa ha fatto, miracoli di guarigione dei bambini, straordinari interventi di Dio quando c'è stato il bisogno, Francesca ha accennato qualcosa, doni per scoprire nuove lingue e affrontare i capovillaggi che sono così persone carismatiche, a tratti pericolose, straordinari interventi di Dio nella vita missionaria di questi ragazzi, di questa famiglia, li chiamo ragazzi perché sono miei amici, ma quindi vi lascio la possibilità, eventualmente se volete contattarvi attraverso il sito, potete entrare in contatto con loro, anche volendo chiamando noi 379-271-0854 e per scoprire e contribuire e pregare e stare vicino a tutti i progetti che stanno nascendo per Unione Missioni Estere, potete consultare il sito e rimanere aggiornati su ogni passaggio che il Signore sta affidando alla visione straordinaria di questi cari suoi servi. Noi vi ringraziamo, a nome del popolo di Review vi ringraziamo e vi veramente preghiamo per voi affinché il Signore continui a donarvi questa sensibilità per ascoltare. A volte il Signore ci invita a fare anche passi così tanto estremi, ma non solo quando abbiamo accettato la sfida, ma anche in corsa siamo probabilmente chiamati a... Anche noi ringraziamo te per questa ospitalità, ringraziamo il popolo in Italia che ci sta sostenendo, ringraziamo quanti ci stanno affiancando venendoci incontro Alleluia. Su ogni aspetto, addirittura il logo è stato creato proprio da una famiglia della Sardegna che ha un'azienda di comunicazione, la Y, e mi hanno proprio detto: Fabio, noi quello che voi state facendo è qualcosa di straordinario, permettimi di fare anche per me qualcosa, e loro lo hanno fatto con tutto il cuore. Noi stiamo vedendo anche questa la risposta, il sito. Sì, io ho detto: ma perché Y? e dice: perché, con le lacrime, diceva: perché è bello quello che pensate, vogliamo fare parte problema. Anche noi. Noi stiamo vedendo la mano di Dio nel portare avanti questa opera, perché è sua e abbiamo bisogno di unione. Alleluia, alleluia. Questo volevo aggiungere anche io, un ringraziamento particolare, certo e sicuro che il nostro Dio non è in debito con nessuno. Amen. Quindi il mio ringraziamento veramente è umano, ma io ringrazio Dio per questa grande famiglia, questa Alleluia. Grande famiglia che Dio ci ha donato, che non ci lascia, e che ha creduto in quello che Gesù ha messo nella nostra Alleluia. Vita Amen. E che credo che alla fine ci ha unito, e quindi ecco perché loro ci stanno anche aiutando, perché sentono un'unione, un'unione spirituale. Amen. E io sono grata a Dio per questo, perché Dio mostra la luce
attraverso di noi, mostra Cristo attraverso di noi, e credo che sia la cosa più importante oggi, mostrare con la nostra vita proprio chi è Gesù. Ed è bello, e questa è l'unione proprio, mostrare agli altri quello che c'è Gesù, e quindi c'è un popolo che ci unisce spiritualmente, anche chi non conosce Gesù, quando tu gli parli di Gesù, il bisogno dell'anima e lo spirito, e quindi Dio poi ci unisce come questa cara Alleluia. Famiglia, che è una famiglia che abbiamo parlato di Gesù nella semplicità, e lui ha voluto fare questo gesto d'amore. Gloria che a Dio. Noi ringraziamo, ringraziamo veramente il Signore per tutto quello che Lui sta facendo per la nostra vita. Il Signore provvede sempre splendidamente ad ogni nostro bisogno. Basta secondo andare. Le sue ricchezze. Alleluia. Perché abbiamo un Dio ricco che ha tutto sotto controllo e tutto in suo potere. Alleluia. Tutto in suo potere. Amen. Dio comanda i potenti. Alleluia. Tutto in suo potere. Alleluia. Anche l'uomo più potente. E quindi non dobbiamo temere niente. Amen. Donne, Alleluia. Mamme, non temete. Alleluia. Noi possiamo pregare adesso. Adesso preghiamo, sì. Allora, fidiamo a te, Fabio, la preghiera. Io voglio pregare anche per te, Amen. Per quello che voi state facendo Amen. Per l'Italia. Quindi uniamoci insieme in preghiera Grazie. Con Alleluia. I nostri amici. Glorioso, glorioso, Grazie, meraviglioso Signor. Dio. Alleluia. Signore, queste famiglie che stanno ascoltando in questo momento, Alleluia. Noi ti ringraziamo perché la tua presenza Alleluia. È in quella casa, Signore. Meraviglia. Grazie perché tu stai facendo e compiendo cose straordinarie in ognuno, in questa nazione. Amen. Grazie per Michele, per Alleluia. Il suo staff, per il fratello Cataldo, Amen. Per quante Signora. Cose loro stanno portando, Signore, nel tuo regno, per come ti stanno servendo, per come, Signore, noi stiamo ricevendo da questo strumento potente. Amen. Signore, noi abbiamo Alleluia. Deciso di andare, Signore, Grazie. E per questo noi vogliamo continuare Grazie. A vedere la gloria tua. Signore, Amen. In mezzo Alleluia. A noi, nelle nostre case, Alleluia. Fa che ogni famiglia italiana Grazie, sia una famiglia che ami la tua Alleluia. Missione, Alleluia. Che ogni famiglia italiana possa andare fuori Grazie, dalla propria sì. porta per Alleluia. Poter ministrare nel nome di Gesù. Amen. E quanti ancora non Alleluia. Conoscono, Signore, fa che possano ricevere, Signore, Amen. Del nuovo della tua parola in ogni casa. Grazie per quello che tu ci hai dato in questa mattina, e continua a spingerci Alleluia. Ad andare fuori per vedere la gloria tua. Ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo il risorto, il nostro padrone re, benedetto Amen. In eterno. Amen. Alleluia. Grazie, Amen. Gesù. Grazie, grazie per questo momento di preghiera. Siamo sicuri che il Signore ha raggiunto la sua benedizione anche voi che ci state seguendo a casa. Quindi ancora rinnovi i ringraziamenti, e vi diamo appuntamento a domani, a Dio piacendo, con una nuova diretta qui dagli studi di Review. Avremo, pensate, il nostro amico Nico Battaglia che ci racconterà il suo momento e ci aggiornerà su quanto il Signore sta facendo anche nella sua vita. Quindi restate connessi con noi, e come ogni mattina rinnoviamo, Dio vi benedica. Hai ascoltato Review? Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org. With Starbucks Holiday Blend for Nespresso Virtuo, now exclusively at Target, there are even more ways to share the joy. Savor every smooth and festive sip all holiday season with friends and family at home to fill every indulgent day with cheer. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.